Vediamo adesso le fonti di rischio e anche di tipo ergonomico. Dobbiamo dire che le fonti di rischio, anche se sono per quanto riguarda il decreto legislativo 81-2008 normati, è obbligatorio per i dipendenti usare mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno. E naturalmente abbiamo i vari simboli che possono determinare appunto questi pittogrammi che servono a delimitare, per esempio, l'ingresso alle persone non autorizzate oppure le zone ad alto rischio. Diciamo che le fonti di rischio, anche di tipo ergonomico, negli ultimi tempi dobbiamo dire che il concetto di rischio nei luoghi di lavoro è stato allargato e si è legato ad altri concetti, quale fonte di pericolo, fattore di rischio ed entità di rischio. Le aziende devono adottare metodi e strumenti idonei a predisporre una precisa valutazione dei rischi, seguendo le indicazioni fornite dal coordinamento tecnologico per la prevenzione dell'amministrazione regionale in materia di sanità, sulla base delle direttive comunitarie. Il percorso che le aziende devono seguire per valutare correttamente la presenza dei rischi è per compilare il documento che obbligatoriamente ne deriva. Vediamo che l'individuazione dei fattori di rischio, quali sono? Le linee comunitarie prevedono due tipologie di rischio: quelli conosciuti, i quali sono di semplice individuazione e permettono di rilevare facilmente le misure di controllo, e quelli poco identificabili, per i quali è necessario compiere maggiori controlli ed ispezioni. Questi ultimi si trovano solitamente nelle aziende più complesse e quindi è necessaria una differenziazione tra i rischi generali, specifici, particolari e di emergenza. Vediamo adesso l'individuazione dei lavoratori esposti. In un'azienda è indispensabile individuare quali sono i lavoratori che, a causa delle mansioni alle quali sono adibiti, si trovano in una situazione di maggiore esposizione, attuale o futura, a un rischio. Tutti quelli che risultano particolarmente a rischio vengono poi segnalati al medico competente al fine di intraprendere le giuste cautele, sia sanitarie che formative ed informative. Vediamo il calcolo dell'entità delle esposizioni. Dopo aver compiuto una rilevazione dei dati relativi alla frequenza e alla durata dei lavoratori, dai quali possono derivare danni dalla salute e alla sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà stabilire la necessità di eseguire in futuro una valutazione delle esposizioni adoperando misure di igiene industriale o con quantificazione dell'esposizione, come avviene durante l'esposizione ad agenti cancerogeni. Vediamo adesso la valutazione degli eventuali danni causati dall'esposizione. Bisogna compiere una stima della portata che può avere un probabile danno. Qualora in azienda il rischio si dovesse tramutare in una situazione di estrema emergenza a causa di lesioni fisiche lievi, gravi o addirittura mortali riportate dai lavoratori, la fase della valutazione è considerata fondamentale per l'individuazione del rischio, il quale determina anche la scelta delle misure preventive e protettive per eliminarlo o per ridurlo sensibilmente. Vediamo la valutazione delle eventualità che si manifestino negli effetti. Si rivela estremamente importante la previsione della probabilità che si verifichino alcuni eventi dannosi per i lavoratori, allo scopo di predisporre un piano per la realizzazione delle misure di prevenzione. Il controllo sulla presenza delle misure preventive da adottare. Questo punto riguarda la verifica della presenza di materiali o sostanze che possono rivelarsi nocivi per i lavoratori e la conseguente scelta di utilizzare, se possibile, materiali o sostanze sostitutivi, da adottare dispositivi di protezione individuali o collettivi, o di organizzare il lavoro in modo da non esporre molti lavoratori alle fonti di rischio. Vediamo il controllo sulla possibilità di adottare queste misure. Si ritiene opportuno effettuare un controllo delle misure tecniche per constatare se le misure tecniche elaborate per limitare i rischi siano effettivamente attuabili o se è necessario rivedere la precedente valutazione con una più realistica.
organizzazione di un piano di intervento. Successivamente, il datore di lavoro deve contribuire a realizzare un piano di intervento con le risorse presenti in azienda e determinare, se sono richieste, alcune azioni per garantire una situazione di sicurezza. Verifica delle idoneità delle misure. Con cadenza annuale all'interno dell'azienda si tiene una riunione nella quale il responsabile della sicurezza per i lavoratori, quindi l'RLS, si fa portavoce della volontà dei dipendenti in merito alle scelte aziendali che riguardano l'idoneità delle misure adottate. Queste valutazioni vengono prese analizzando diversi fattori che determinano la situazione infortunistica aziendale. Vediamo adesso, è molto importante la redazione del DVR, documento di valutazione dei rischi. Dopo questa serie di verifiche e controlli, viene redatto il documento di valutazione dei rischi. Il documento è una scrittura obbligatoria e contiene tutti i dati specifici, le procedure eseguite e l'adozione finale delle misure per aumentare la sicurezza aziendale. L'aggiornamento continuo della valutazione. Le valutazioni compiute non sono permanenti, ma devono essere risposte quando è necessario aggiornare il DUVRI, documento unico di valutazione del rischio e delle interferenze, a causa di modifiche e cambiamenti che riguardano l'allestimento dei locali aziendali, l'utilizzo di macchinari o sostanze necessarie alla produzione oppure per l'entrata in vigore di nuove norme. Prendiamo adesso in esame gli agenti fisici, rumore e vibrazione per quanto riguarda i vari rischi: rumore, vibrazione sul monobraccio, vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ottiche naturali, atmosfere iperbariche. Questi sono i vari rischi. Dobbiamo dire che il titolo ottavo del decreto legislativo 81-2008 delinea i criteri per la valutazione dei rischi derivanti dagli agenti fisici, tra quali il rischio, il rumore, il rischio di vibrazioni, da radiazioni ottiche artificiali, da campi elettromagnetici e derivati dalle condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro. La valutazione del rischio e il rumore. In generale, il rumore è un segnale non desiderato di origine naturale o artificiale. L'ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno dal rumore meglio conosciuto e più studiato e costituisce una delle malattie professionali ancora oggi più diffuse. Tuttavia, il rumore agisce con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati. Per esempio l'apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri, mediante attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici. Il rumore determina inoltre un effetto di mascheramento che disturba la comunicazione verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con l'aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro. Favorisce l'insorgenza della fatica mentale, diminuisce l'efficienza del rendimento lavorativo, provoca turbe dell'apprendimento ed interferenze sul sonno e sul riposo. Le misure fonometriche e la valutazione del rischio rumore devono essere effettuate da personale competente, nel rispetto delle metodologie indicate nel decreto legislativo 81-2008 e nella normativa tecnica, tra la quale la norma UNI 9432, determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro. I valori misurati sono utilizzati dal tecnico competente che effettua la valutazione del rischio rumore, calcolando i livelli di esposizione personali che saranno infine confrontati con i valori d'azione e il valore limite, entrambi indicati nel decreto legislativo 81-2008. Per effettuare la valutazione del rischio rumore si terrà conto anche dell'eventuale contributo dato dalle sostanze o tossiche presenti nel luogo di lavoro. Vediamo la valutazione del rischio vibrazioni.
stiamo valutando tutti i vari rischi. Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi. Le oscillazioni, caratteristiche delle vibrazioni, possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna, come nel caso dell'utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore. La valutazione del rischio vibrazione richiede di analizzare quei fenomeni che sollecitano il sistema mano-braccio e il sistema corpo intero. Per eseguire la valutazione dei rischi connessi all'utilizzazione di macchine vibranti che interessano un solo braccio o entrambe le braccia contemporaneamente, rischi vibrazioni sul sistema mano-braccio, si fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349, vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano. Vediamo i requisiti generali proprio dell'UNI EN ISO 5349-2. Vibrazioni meccaniche sono la misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano. Una guida pratica per la misurazione al posto di lavoro, per effettuare invece la valutazione dei rischi connessi all'utilizzazione dei mezzi vibranti, il rischio vibrazioni sul corpo intero, si fa riferimento alla disposizione della norma ISO 2631-1, che in inglese è Maximum Vibration the Shock Evaluation of Human Exposure to Whole Body Vibration Generation Requirement. Anche nel caso della misurazione delle vibrazioni, come il rumore, i valori rilevati saranno utilizzati per calcolare dei valori di esposizione che saranno quindi confrontati con i valori d'azione e i limiti presenti nel decreto legislativo 81-2008 al fine di determinare una fascia di rischio. Vediamo le vibrazioni al corpo intero. Descrizione del rischio. Il decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, capo 3, titolo 7, fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le vibrazioni meccaniche, che se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi dell'arachide, è noto che diverse attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo al corpo a vibrazioni o impatti che possono risultare nocivi per i soggetti esposti. Vediamo adesso questa tabella dove si riportano a titolo indicativo macchinari o lavorazioni che abitualmente espongono i lavoratori a vibrazioni tali da rientrare nell'ambito di applicazione individuato dalla normativa. Per esempio, l'esempio di sorgente di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero. Prendiamo in esame, per esempio, un macchinario come le ruspe, le pale meccaniche, gli escavatori. Naturalmente, i settori di impiego saranno l'edilizia, lapidea, agricoltura, cave, movimentazione e portuale. I perforatori, quindi lapidea e cantieristica, i trattori mietitrebbiatrici, l'agricoltura, i carrelli e lavoratori, quanti cantieristica, movimentazione industriale e portuale, trattori a ralla, cantieristica, movimentazione industriale e portuale, camion e autobus, trasporti, servizi e spedizioni, motoscafi, gommoni e imbarcazioni per il trasporto marittimo, i trasporti su rotaia, trasporti e movimentazione industriale, gli elicotteri, protezione civile, pubblica sicurezza, le motociclette e ciclomotori, pubblica sicurezza, servizi postali, servizi di spedizione, eccetera, autogru e gru, cantieristica, movimentazione industriale e portuale, piattaforme vibranti, vibranti in cemento e vari industriali, le autoambulanze nella sanità. Cosa si intende per agenti fisici? Ecco, proseguiamo. Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quando deve essere fatta la valutazione? La valutazione dei rischi derivati da esposizione ad agenti fisici, quali rumori e vibrazioni, va programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, articolo 181,2, e va aggiornata ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione.
Il mancato adempimento di quanto sopra evidenziato può comportare l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Il datore di lavoro deve verificare se durante il ciclo produttivo i valori intensimetrici del rumore e delle vibrazioni superano i limiti stabiliti dalla legge. In caso affermativo, al datore di lavoro viene richiesto di elaborare un programma ove siano descritte le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione atte a prevenire danni cui possono essere soggetti i dipendenti interessati. Vediamo, il datore di lavoro deve inoltre dimostrare che i dispositivi di protezione consegnati al personale possiedano le caratteristiche di attenuazione. Come si effettua la valutazione del rischio rumore? Analisi dei cicli lavorativi e valutazione delle lavorazioni per la definizione della corretta strategia di misurazione. Effettuazione delle misure fonometriche con la rilevazione delle seguenti grandezze: livello sonoro continuo equivalente ponderato A, livello sonoro continuo equilibrato ponderato C, livello sonoro di picco C, calcolo dei descrittori di esposizione dei lavoratori e confronti ai risultati con i limiti imposti dalla legge, valutazione dell'efficienza ed efficacia dei DPI consegnati ai lavoratori, dispositivi di protezione individuale, mediante il calcolo dell'atturazione fornita. Come si effettua la valutazione del rischio vibrazioni? Per quanto concerne invece il rischio vibrazioni, la valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi operative. Analisi dei cicli tecnologici e modalità di esecuzione del lavoro per i dipendenti potenzialmente esposti al rischio vibrazioni meccaniche a carico del sistema. Quanto concerne invece il rischio vibrazioni, la valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi operative. Analisi dei cicli tecnologici e modalità di esecuzione del lavoro per i dipendenti potenzialmente esposti al rischio vibrazioni meccaniche a carico del sistema mano, braccio e corpo intero. Effettuazione delle misure vibrometriche sulle attrezzature utilizzate che comportano il rischio vibrazione a carico del sistema mano-braccio. Effettuazione delle misure vibrometriche su mezzi adoperati che comportano il rischio vibrazione a carico del corpo intero. Calcolo del livello di esposizione a vibrazione degli operatori interessati a confronto con i limiti di legge. Il perno centrale delle disposizioni normative ruota intorno agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo 81-2008, che disciplinano le modalità e le tecniche di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori agli agenti fisici. Il datore di lavoro deve infatti valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alla buona prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i rischi della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Quindi la valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione. I dati ottenuti alla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. Diciamo, è una valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. Diciamo, deve essere programmata e effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione.
La valutazione del rischio è riportata sul documento di valutazione. Essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità del rischio non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Articolo 182 del Decreto Legislativo 81-2008. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti, allorché nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Compito del datore di lavoro è quello di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione del rischio, con particolare riguardo alle misure adottate, all'entità e al significato dei valori limite di esposizione, nonché ai potenziali rischi associati ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici, alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute, alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa, alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione e all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali ed è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro che provvede a sottoporre e revisionare la valutazione dei rischi, b sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi, c tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Come funziona l'orecchio? Il suono viene convogliato all'interno del canale uditivo, provocando la vibrazione del timpano e degli ossicini. Le vibrazioni quindi passano alle circa 24.000 cellule ciliate che le tramutano in segnali elettrici. Attraverso il nervo acustico i segnali arrivano al cervello, che le interpreta come suoni. Le cellule ciliate sono molto sensibili e possono essere danneggiate o uccise da rumori troppo forti. Oltre quale soglia un suono provoca danni? Il limite di tolleranza del rumore varia a seconda della persona, dall'intensità e dal tempo di esposizione. Il suono viene misurato con un'unità di misura non lineare, il decibel. Un aumento di 10 decibel corrisponde al raddoppio del volume percepito. Proviamo a dare qualche riferimento. Il limite di sensibilità minima dell'orecchio umano è 0 decibel. 20 decibel è circa il volume del respiro umano, 20. In una biblioteca abbiamo circa 40 decibel col silenzio.
60 decibel si possono trovare in un ufficio o in un ristorante. Secondo l'Ordine Mondiale della Sanità, 65 decibel è la soglia di sicurezza sopra la quale iniziano i disturbi per la salute. Passato questo limite, il rumore altera le funzioni dei sistemi neuroregolatori. Gli effetti dannosi includono ipertensione arteriosa, difficoltà di digestione, stress e fatica nervosa, alterazione del ritmo respiratorio, disturbi del sonno e del riposo, difficoltà di apprendimento nello sviluppo dei bambini. Sopra i 100 decibel, invece, iniziano i danni permanenti al sistema uditivo. Alcuni esempi possono essere le macchine edili, i macchinari industriali, ma anche una discoteca o un concerto rock raggiungono i 100 decibel. Motoseghe o elicotteri arrivano fino a 110 decibel. 120 decibel è il rumore prodotto da una sirena di polizia o da un'ambulanza. 125 decibel li raggiunge un'auto di Formula 1. Il rumore continuo, oltre a comportare problemi di salute, è anche una fonte di disturbo e distrazione. La diminuzione della capacità di attenzione e concentrazione può essere pericolosa, soprattutto in situazioni di emergenza. Può diventare un motivo di stress e causare insonnia, mal di testa, irritabilità, nervosismo e sbalzi di umore. Ad ogni rumore, infatti, l'organismo si mette in allerta e produce ormoni dello stress, come l'adrenalina ed il cortisolo. Il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria aumentano. Il rumore può interferire con le attività mentali, che richiedono attenzione, memoria ed abilità nell'affrontare problemi complessi. Le strategie di adattamento messe in atto per cancellare il rumore e lo sforzo necessario per mantenere le prestazioni sono associate ad aumento della pressione arteriosa e ad elevati livelli ematici degli ormoni legati allo stress. Tali effetti possono avere gravi ricadute sulla salute e comportare, in relazione alle condizioni individuali del soggetto esposto, l'insorgenza di problemi cardiovascolari, ipertensione ed incremento rischio infarto. Esiste ampia e documentata evidenza in letteratura della relazione tra esposizione al rumore ed insorgenza della cardiopatia ischemica e dell'ipertensione, a partire da livelli espositivi compresi tra 65 e 70 decibel. Indebolimento difese immunitarie, problemi gastrointestinali. Adesso vediamo di evidenziare il concetto di comunicazione. La parola è incomprensibile al 100% con livelli di rumore di fondo intorno a 45 decibel. Per i livelli superiori, 55 decibel, il livello di fondo, il livello medio raggiunto dalla voce umana non alterata. È necessario alzare il tono della voce. L'eccessivo rumore di fondo interferisce con la capacità di concentrazione ed induce a comunicare con tono di voce alterato, incrementando conseguentemente il rumore di fondo nell'ambiente. Nelle aule scolastiche e nelle sale congressuali, in cui si trovano rispettivamente i bambini, che sono particolarmente sensibili agli effetti del rumore, a persone anziane con diminuzione dell'udito, il rumore di fondo dovrebbe essere di 10 decibel e più basso rispetto alla voce dell'insegnante o dello speaker. Effetti sull'apprendimento. È ormai assodato, da studi condotti in sede internazionale, che i bambini esposti al rumore cronico possono manifestare deficit nella capacità di concentrazione. Sembra che essi sviluppino, per far fronte all'effetto distraente del rumore, strategie di apprendimento che causano stress psicofisico. Parecchi studi hanno poi documentato un collegamento fra rumore e risultati scolastici.
In particolare, la capacità nella lettura, il rumore cronico ha effetti negativi sull'abilità della lettura, al contrario del rumore acuto che sembra avere scarsi effetti. Anche l'abilità nella lingua parlata sembra essere correlata alla capacità nella lettura, per cui risulterebbe che il rumore è in relazione con entrambe. Adesso vediamo il riposo e il sonno. Il rumore può disturbare il sonno, inducendo difficoltà ad addormentarsi, riduzione della fase di sonno profondo, aumento dei risvegli ed effetti avversi dopo il risveglio o dopo un inadeguato riposo, come affaticamento e deficit delle prestazioni. Questi effetti si possono evitare se i livelli sonori nell'ambiente indoor, dentro la stanza, destinato al riposo, sono mantenuti sotto i 30 decibel di livello di fondo, oppure con il livello di picco massimo sotto i 45 decibel. Tali criteri dovrebbero essere scrupolosamente osservati per gli ambienti di lavoro destinati al turno di riposo dei lavoratori. Vediamo adesso gli effetti psicologici e comportamentali. La reazione di fastidio, annoyance, annoia, quindi praticamente la noia, e malessere causata dal rumore aumenta ampiamente in base ai livelli di rumore. La maggior parte degli esseri umani risulta infastidita da esposizione al rumore, intorno ai 50 decibel. Il rumore elevato induce aggressività ed incrementa la possibilità di comportamenti aggressivi su soggetti predisposti a livelli espositivi superiori a 80 decibel. Si riducono i riflessi istintivi in risposta a situazioni di pericolo con potenziali ricadute in termini di sicurezza.